In questo romanzo, Il gusto amaro delle caramelle, ho raccolto la sfida di una tematica così complessa, con uno stile narrativo asciutto, senza fronzoli né giri di parole. Ho abbattuto quel muro di indicibilità e intangibilità e ho scavato fino in fondo nell'animo dei personaggi usciti dalla mia penna. Appena tratteggiati nelle connotazioni fisionomiche ed esteriori, ma resi convivi da lucidità e dovizia di particolari nelle caratteristiche interiori, psicologiche ed emotive. Di fronte a loro e alle vicende che essi animano, il lettore si sente fin da subito chiamato in causa, coinvolto a un livello profondo. Il dipanarsi della narrazione costruita nella forma di un monologo interiore, ma al tempo stesso anche di una lunga confessione, induce a raffrontarsi immediatamente con il protagonista. Ma è un raffronto complesso, in cui non trovano posto conclusioni frettolose e scontate, che si esauriscono solo nella dinamica del giudizio. Il protagonista stesso è infatti una figura intimamente complessa, che incarnando contemporaneamente gli opposti ruoli di vittima e carnefice, si pone di fronte al lettore sollecitandone la riflessione profonda, il coinvolgimento empatico, l'intimo sconcerto, la presa di coscienza dell'entità del problema. Il protagonista è un personaggio che non ha un nome, neppure un volto. Ma la sua anima è messa a nudo, quasi con spudoratezza. Non ha alibi dietro cui nasconderla e non ne cerca. È un pedofilo che descrive se stesso come un mostro, il peccatore per eccellenza, che la giustizia terrena non può né cambiare né redimere. La scienza può intervenire solo sul suo corpo attraverso la castrazione chimica, ma non ha alcun potere sulla mostruosità della sua anima. Le mura del carcere lo terranno rinchiuso giustamente per lunghi anni, ma lui già sa che non riuscirà a liberarsi della sua natura deviata, né della condanna della sua coscienza. Col distacco di chi non cerca un'impossibile assoluzione umana, egli svela pagina dopo pagina il suo volto di carnefice e al tempo stesso rievoca il suo passato di bambino abusato, trascurato, dimenticato, non amato. Ma della sua infanzia violata non si fa scudo. Essa non è che un altro tassello del puzzle, un altro tratto distintivo della sua anima nuda. Un tratto che però mette in luce un aspetto particolare, decisivo, l'assenza dell'amore. La sua vita è senza amore, né ricevuto, né dato in alcuna forma. È il salto forse più azzardato, inserire una riflessione sull'amore in un simile scenario di violenza e sopruso, che stanno agli antipodi dell'amore. Eppure la parola amore compare più volte in queste pagine, con forza, quasi con sfrontatezza, fino a proporsi come unica speranza finale. Quando la serie delle frustrazioni diventa troppo lunga per lasciare spazio a nuove illusioni, e quando la condanna della giustizia e quella della coscienza vengono pronunciate senza possibilità di appello, l'amore appare ancora come l'unica guarigione, l'ultima speranza, la sola prospettiva che non annulli la giustizia, ma la compenetri e la inglobi in sé, la sola che renda possibile un percorso di purificazione e redenzione, la sola che possa trionfare sulla mostruosità.